Buongiorno a tutti. Nei giorni scorsi Haiti doveva affrontare un violento uragano chiamato Matteo, o Matthew in inglese, soprattutto nella zona sud del paese. Secondo le notizie iniziali, il danno è enorme. La zona sud è composta da 3 dipartimenti completamente isolata dal resto del paese, perché il ponte che collega la capitale e la zona è stata distrutta. La comunicazione telefonica è anche molto difficile, perché tutte le antenne delle compagnie telefoniche sono state colpite. La casa salesiana di questa zona, le CAI, Bercio, è molto colpita da questo disastro. Inondazione, evento, violento. Non possiamo ancora quantificare le perdite. Diciamo grazie a tutti coloro che hanno manifestato la loro simpatia da tutto il mondo, chiamando o scrivendo. Haiti è un paese che soffre. Sicuramente vi state chiedendo come si possa continuare a vivere tra i problemi di tutti i tipi, sociali, politici, economici, le catastrofi naturali come gli uragani e i terremoti. Immaginate, non abbiamo ancora neanche finito di ricostruire le nostre infrastrutture distrutte dal terremoto del 2010. Penso che stiamo al punto in cui dobbiamo stare come salesiani, dove ci sono migliaia di giovani che hanno bisogno del sostegno di una mano amica. A volte diciamo che siamo costantemente allerta per le sfide che abbiamo di fronte per realizzare il sogno di Don Bosco qui ad Haiti. Grazie a tutti per la solidarietà manifestata dal tempo del terremoto del 2010 e dopo. E grazie per quello che si può fare oggi per permettere ai nostri giovani, soprattutto i più poveri, di continuare a sperare. La Fondazione Rinaldi dei Salesiani di Haiti e il nostro ufficio di progetti sta coordinando gli aiuti che ci possono arrivare. Grazie per tutto e uniamoci nella preghiera. Ciao a tutti.